l'entrata a far parte della rete del premio Roberto Morrione per il giornalismo investigativo. E con me c'è Mara Filippi Morrione, la moglie di Roberto e anche la portavoce del premio. E allora, Mara, ciao, un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Ecco, innanzitutto, qual è il valore aggiunto di questa nuova partnership con Amnil? Buongiorno, grazie, grazie Luce di quest'invito. Noi siamo molto contenti di questa nuova partnership perché, come tu sai, come ormai si sa, il premio Morrione si distingue dagli altri premi perché ha l'ambizione di far fare un'esperienza veramente completa a questi giovani. E quindi questo era veramente un tassello importante che ci mancava, cioè far porre l'attenzione a questi giovani che vogliono fare inchieste investigative, l'attenzione sul mondo del lavoro che è sempre più precario, sempre più difficile, sempre più rivoluzionato, con sempre meno certezze, sempre più frammentato da un punto di vista legislativo, ma direi da tutti i punti di vista. E quindi questi giovani che si vogliono approcciare al giornalismo d'inchiesta devono avere un'idea di quello che vuol dire, entrare nel mondo del lavoro. Del resto loro stessi subiscono questa difficoltà nell'entrare nel mondo del lavoro, che sappiamo, il mondo giornalistico, è veramente uno dei più difficili in questo momento, e l'Italia non fa eccezione rispetto al resto. E quindi già dalla prima edizione ci sono stati proposti, perché come sapete il nostro bando raccoglie soggetti di inchiesta e quindi glieli fa sviluppare. Però dicevo già dalla prima edizione questi giovani pongono, perché lo sentono, lo vivono nella propria realtà quotidiana, quindi pongono questi problemi, che siano i problemi degli immigrati che arrivano e non riescono a regolarizzarsi, ma anche dei giovani che appunto hanno dei contratti veramente miserandi. Abbiamo avuto le inchieste sulla gig economy, tutti i lavoratori della filiera della grande distribuzione organizzata. Cioè, questi giovani già dall'inizio ci hanno detto: attenzione, che al di là dei grandi temi no, universali, ci sono però anche queste che sono delle realtà molto sentite, sempre più urgenti e molto presenti in tutti i territori d'Italia, ma direi d'Europa, perché quando andiamo a parlare di gig economy o grande distribuzione organizzata, parliamo di ormai di filiere che sono a livello internazionale. E quindi, in effetti, questo ci dà il modo di entrare in un modo più, di presentare in modo più strutturato quello che è un problema veramente sentito da tutti. Insomma, si parte da una unità di intenti tra l'associazione, il premio Morrione, ma anche gli stessi partecipanti al premio, cioè i giovani, insomma, i protagonisti. Quindi parliamo di questo comune denominatore, insomma, cominciamo a parlare di temi condivisi. Sì, allora, insomma, non è un caso che siamo qui insieme, no? Roberto Morrione già nell'ideare e poi nel portare avanti i suoi intenti in Rai News 24 ha dato sempre molta importanza e quindi molto spazio a questi temi, i temi dei lavoratori, i temi delle persone che devono avere i propri diritti, che devono avere il diritto di fare un lavoro che deve essere giustamente retribuito, che deve essere gratificante. Insomma, stiamo parlando di persone che devono avere una propria dignità. Ecco, credo che la parola dignità possa racchiudere un po' tutti questi aspetti. Allora, non è un caso che Anmil, appunto, ha riconosciuto che questi erano già gli intenti di Roberto, e questo sostanzialmente sono gli impegni di Roberto che noi cerchiamo di continuare a portare avanti nel nostro piccolo, nel premio. E
volendo il premio cercare di tramandare, quindi tramandare l'esperienza di Roberto Morrione, quindi l'insegnamento di Roberto Morrione, veramente questo è uno di quegli aspetti che vogliamo, su cui vogliamo far porre l'attenzione. Allora, è vero che noi raccogliamo da questi giovani i soggetti d'inchiesta che intendono andare ad indagare, però è anche vero che nel cercare di fare formazione noi suggeriamo quali possono essere i grandi temi su cui andare a porre l'attenzione. E quindi credo che una serie di iniziative, come per esempio andare a presentare e quindi andare a dibattere alcune delle inchieste che abbiamo realizzato e quindi farlo proprio con la rete di Anmil, in modo da far porre l'attenzione su questi aspetti, sia importante per loro per farli focalizzare su quelle realtà che magari hanno vicino a casa, ma di cui non si accorgono. Faccio un unico esempio. Noi ancora veramente molti anni fa, forse eravamo alla terza, quarta edizione, quindi stiamo parlando di più di 5 anni fa, abbiamo posto l'attenzione su Amazon e su come Amazon trattasse i propri lavoratori. Io infatti da allora mi fregio di essere una di quelle persone che non ha mai acquistato nulla su Amazon, ha cercato sempre in tutti i modi di evitare proprio questa grande catena, perché avevamo chiarito molto bene come fosse un lavoro al limite della schiavitù, quello che si proponeva a queste persone. Ecco, mi fa piacere che l'altro giorno ci sia stato il primo grande sciopero, tra l'altro in Italia, di questa enorme catena a livello mondiale, però ecco, noi questo aspetto avevamo acceso una piccola luce su tutto questo già più di 5 anni fa. Direi che non è un caso, insomma, se siamo qui a parlarne io e te, anche perché io mi onoro di aver fatto parte del gruppo di giornalisti di Roberto Morione che ha messo l'accento su questi temi, sui diritti dei lavoratori, sul rispetto, sulla loro tutela già a Rai News anni fa. Ecco, quindi ritengo e condivido con te questa riflessione che il giornalismo d'inchiesta sia proprio alla base, diciamo, di questi principi, della tutela di questi principi, insomma, Amazon è la controprova di questo, insomma, che è scoppiato in questi giorni, ma voi ne avevate parlato tanto tempo fa. Già, avevamo parlato appunto di gig economy, di come di questi riders non fossero tutelati. Ovviamente tutto questo esplode con la pandemia, no? Però sono temi che sotto traccia erano già molto presenti e che i nostri autori, questi giovani autori, ce l'avevano proposta con un'inchiesta 3 anni fa e hanno vinto con inchiesta, andando proprio ad intervistare questi riders. E quindi ricordo nella periferia di Milano, tra l'altro mettendo anche a confronto quali erano i riders italiani che potevano anche farlo per scelta per un periodo preciso della loro vita, attività studentesca o meno, a confronto invece con gli immigrati che arrivano a Milano e non si trovano un'alternativa più dignitosa a questo tipo di sfruttamento, perché all'epoca non avevano veramente nessun tipo di tutela. Ora in qualche modo si cerca di averla. Quindi sono tutti temi che, ecco, già ci venivano posti. Adesso, facendo rete con Anmil, cerchiamo di strutturare un po' di più, ecco, questa attenzione a questo mondo che è complesso, ma è infinito, enorme, perché se parliamo del tema dei lavoratori, comunque interessa a tutti, fuori casa, dentro casa, a tutte le età. Veramente è il tema dei temi, insomma. Mai come oggi con la pandemia, lo dicevi tu stessa, il tema del lavoro è tornato centrale perché il lavoro manca e aggiungo che tra questi riders, oltre agli immigrati, si sono aggiunti anche i lavoratori che il lavoro l'hanno perso e che non hanno avuto altre alternative che infilarsi in questa grande catena che mai come adesso, parliamo di Amazon, ha diciamo,
richiesto nuove braccia, insomma, quindi l'alienazione è aumentata attraverso le classi sociali, ma anche attraverso l'età, per cui non abbiamo solo giovani, ma anche persone, diciamo, che hanno dovuto accontentarsi di questo tipo di lavoro. E a proposito di, diciamo, sicurezza sul lavoro e di tutela del lavoro, il presidente dell'AMNIL, Zoello Forni, si è detto entusiasta di questa collaborazione con il premio Morione, perché la sicurezza sul lavoro ha sempre più bisogno di aumentare la coscienza civica e quindi anche le consapevolezze attraverso l'accertamento della verità dei fatti. Insomma, il giornalismo d'inchiesta, dunque, Mara, va proprio in questa direzione. Assolutamente, assolutamente. E quando parliamo di notizie strillate, di fake news, di notizie che devono avere giusto il titolo per avere un click, per avere cioè le persone attaccate e fare solo numero, ecco, noi siamo veramente contro tutto questo. Credo che Roberto Morrione su questo sarebbe veramente proprio farebbe una guerra, non dico neanche una battaglia, perché così non informi le persone, così non crei dei cittadini consapevoli, no? Dei cittadini che poi sanno scegliere, sanno ragionare con la propria testa e quindi sanno essere cittadini a tutti gli effetti, a 360 gradi. No, il giornalismo d'inchiesta fa esattamente l'opposto e quindi va a scavare, sa da dove parte ma non sa dove arriva, quindi che piedi può anche pestare, però lo fa veramente con lo spirito di cercare qual è la verità, qual è la notizia. Quasi mai è semplice, quasi mai è, anzi, mai è tutta da una parte, mai è facile, mai è veloce, sbrigativa. No, le cose sono complesse, lo sappiamo, ma non per questo ci dobbiamo arrendere. E devo dire che la grande preparazione e il grande entusiasmo che hanno questi giovani, che ricordiamo sono sotto i 30 anni, ma in realtà hanno già fatto, quando si presentano, quando si affacciano al premio, hanno già fatto molte esperienze fuori d'Italia, con diversi tipi anche di tecnologie, conoscendo molte lingue, facendo rete in vari modi. Ecco, l'entusiasmo che però portano in questi loro, queste loro proposte e poi nello sviluppo dell'inchiesta, veramente è la cifra che fa la differenza. E infatti notiamo, ecco, questo ci fa molto piacere, notiamo che i tutor giornalistici, che ricordiamo i tutor giornalistici, a differenza della squadra di tutor, diciamo, tecnici, che fanno parte della squadra del premio, i tutor giornalistici invece li scegliamo ogni anno e quindi ci aiutano in questo proprio accompagnamento della produzione dell'inchiesta. Questi tutor giornalistici, dicevo, escono molto entusiasti da questa esperienza fatta con questi giovani, perché dicono, a parte il fatto che i giovani comunque hanno un know-how diverso, no? Molto più sviluppato sulle nuove tecnologie, ma poi portano quella carica di entusiasmo, di esperienze appena fatte in giro per il mondo, che fa la differenza, in effetti. Fate tutto ciò che potete, accada quel che deve, diceva Roberto, no? E questo valeva con noi quando eravamo un po' più giovani e con i giovani, che sono quelli che oggi hanno, diciamo, questo know-how molto più sviluppato sulle nuove tecnologie, che sicuramente sono un valore aggiunto, insomma, unite naturalmente alla base del fare questo lavoro. Senti, una domanda a cui l'AMNIL tiene molto, cioè le inchieste sul rapporto tra legalità, fare impresa e rispetto della salute dei lavoratori possono contribuire quindi a smuovere anche le coscienze, insomma, il sentire comune, la sensibilizzazione sociale. Fondamentale, assolutamente fondamentale. Non può esserci l'uno senza avere l'altro. Quindi davvero credo che questa fosse una delle, ma insomma lo possiamo dire serenamente, noi che abbiamo conosciuto Roberto, tu che hai lavorato al suo Rai News 24, era veramente una delle cifre, no, di quella rete, quindi non si può avere
progresso, sviluppo, se non tieni insieme anche davvero la dignità delle persone, il progredire tutti assieme, il fare comunità e quindi avere presente che il mio diritto si ferma dove comunque inizia il diritto dell'altro, quindi io ho il diritto come persona che vuole godere di un bene, ma dietro alla produzione di quel bene c'è comunque un'altra persona che deve avere una sua gratificazione e un suo riconoscimento del lavoro che sta facendo. Questo è, e credo che davvero per ritornare al discorso di prima, sia una delle grandi cose alla base, del patto sociale, quel famoso patto sociale di cui davvero abbiamo perso, no, parola, non se ne parla più, però se noi vogliamo lavorare con dei giovani, invece, insomma, il fare comunità e quindi avere un patto sociale alla base di questo fare comunità, credo che per ritornare ai giorni nostri, ai tempi della pandemia, sia una delle cose più importanti, no? Lo vediamo a tutti i livelli, come è importante saper lavorare a livello comunitario, a livello di comunità europea, ma anche in Italia, come in un momento di difficoltà e di crisi come questo, sia comunque importante riuscire a tenere tutte le forze insieme per un comune obiettivo, no? È fondamentale questo. Il mio bene è anche il tuo, io sono te, mai come adesso, la tutela della mia salute, di come mi muovo, di quello che faccio, è strettamente collegato a quello che fai tu. E quindi non possiamo prescindere Bravo. più l'uno dall'altro. Bravo. La pandemia l'ha messo molto bene in evidenza. E non solo, scusami, Lucia, e ti aggiungo, Roberto Morrione, questo e tu lo sai come me, anche da un altro punto di vista, cioè anche nel fare giornalismo, diceva bisogna fare rete, no? E quindi questo ci piace molto, ci piace vedere che nel lavoro giornalistico anche di questi giovani autori fanno sempre più rete e noi li incitiamo e li aiutiamo nel fare rete anche con i tutor, ma anche tra di loro, anche nel proseguire poi la loro professione. Abbiamo tantissimi esempi di finalisti delle scorse edizioni che poi si sono incrociati tra di loro, che adesso stanno facendo rete, per esempio, fuori d'Italia. Abbiamo un gruppo di ex partecipanti, ex finalisti del premio Morrione che per esempio si è ritrovato, ma non faceva rete precedentemente, ma si è ritrovato e ora sta facendo questo lavoro in rete in Tunisia, per esempio. Infatti noi lo chiamiamo la nostra quinta colonna è in Tunisia. Quindi nel Mediterraneo e ci piace molto perché Roberto Morrione diceva: attenzione, siamo nel Mediterraneo, noi siamo proprio all'interno e non possiamo ignorare quella che è la sponda sud del Mediterraneo, no? È veramente questo tenere insieme le esperienze e dire è una esperienza in più ed è quindi un miglioramento per me e quindi per il mio lavoro, quello di riuscire a fare rete con gli altri. E non è un lavoro solitario quello che deve essere, no? Perché deve essere una trasmissione di esperienze, co come noi cerchiamo di trasferire la memoria, ma deve essere veramente un lavoro di rete. Quindi allargare sempre era un altro dei modi di dire di Roberto e questo ci piace molto e crediamo che sia davvero fondamentale. Beh, il giornalista non è soltanto un'agenda di numeri, ma anche una rete di contatti, per cui in realtà è su quello che poi fondi la tua, diciamo, esperienza, la tua capacità di collegarti con tutto quello che in quel momento tu hai bisogno di sapere o di conoscere. Io posso anche lasciare un'agenda, ma non posso lasciare un'esperienza che comunque passa attraverso di me. E credo che Roberto ci abbia insegnato proprio questo, per cui ancora adesso, diciamo, anche se il gruppo di partenza di Renewsa è un po' sparpagliato ovunque, però manteniamo questo contatto, questa, insomma, capacità di stare insieme, insomma, e quando c'è bisogno comunque ci interfacciamo, insomma, e facciamo il tifo l'uno per l'altro, insomma, penso alla nostra punta di diamante, insomma, a Report e a Siegfried Ranucci, insomma, che comunque è nato lì.
facendo inchieste straordinarie che gli sono costate molto in quel momento e nessuno ci credeva. Penso a quella sui militari, insomma, sulla agli avvelenati. Scusa? Fallujah, il fosforo. Certo, che poi in realtà si sono dimostrate nel tempo più che vere. Senti, con Amnil quindi da adesso in poi, ecco, quali saranno i prossimi passi? Si pensa ad una sezione dedicata alle vittime del lavoro? Continuerete ad approfondire alcune inchieste precedenti su terreni comuni? Penso a Caporalato, insomma... Allora, l'approfondimento certamente lo faremo, vediamo che è molto utile, abbiamo anche dei ritorni dai nostri giovani, quindi sicuramente abbiamo una miniera ormai di inchieste su cui poter lavorare, da poter mostrare, da poter anche diciamo proprio scandagliare assieme ai giovani autori, anche perché poi ricordiamoci l'inchiesta, diciamo, ha dei limiti perché comunque deve stare nei 20 minuti, deve andare in onda, ha un periodo di inizio e di fine produzione, ma poi in realtà spesso questi giovani si entusiasmano e si affezionano talmente a quei temi che continuano a lavorare su quei temi, quindi li aggiornano. Spesso sono temi che, come abbiamo accennato, precorrono i tempi e quindi quando poi quel tema entra nell'agenda del mainstream e quindi viene richiesto di rimandarle in onda, e allora loro hanno anche modo di mostrare tutto il lavoro successivo che invece hanno svolto su quel tema. E quindi il mostrare le inchieste dà il là per fare poi delle bellissime inchieste e interviste di approfondimento a questi giovani e quindi di allargare e di aggiornare questi temi. E questi quindi sicuramente lo porteremo avanti perché vedrete che sarà davvero interessante. Sul fare invece delle iniziative più strutturata all'interno del premio ci stiamo ragionando, perché appunto il premio, per come è strutturato ora, raccoglie, dicevamo, i soggetti di inchiesta e non li propone, quindi adesso su questo dobbiamo ragionarci insieme, però credo che sarà interessante seguire anche questo aspetto. Magari verrà proprio dai giovani, insomma, la possibilità di aprire un'apposita sezione dedicata al lavoro che comunque a loro sta tanto a cuore. Parliamo anche dell'associazione Amici di Roberto Morione, che ha dato vita a questo premio. Roberto è lì alle sue spalle, lo vedo, e ci guarda. Io posso dire di conoscerti, insomma, da sempre, da quando hai fatto la tua apparizione al fianco di Roberto, e posso testimoniare che sei stata contagiata da subito, insomma, dal suo entusiasmo per il suo e nostro lavoro. Ecco, anche se tu sei un architetto per la verità, però sei entrata anche tu in questa rete magnetica, no? Che ancora ti accompagna e di anno in anno ti dà la possibilità, insomma, di avere sempre nuovi stimoli. E ecco, come vivi questa responsabilità? Oddio, più che una responsabilità mi sembra una grande opportunità, devo dire la verità, mi dà ancora l'occasione per scoprire persone appunto entusiaste. Adesso non parliamo più dei giovani, che insomma, se non hanno loro l'entusiasmo, d'accordo, però io ho conosciuto persone come te, come Stefano Lamorgese, come decine e decine di altre persone all'interno di Rai News 24, come Giovanni Cessi, che è appunto il nostro presidente dell'associazione, cioè tutte persone che... Elisa Marincola, appunto Sigfrido, tutte persone che il giorno che è morto Roberto, 20 maggio 2011, cioè subito si sono guardati in faccia con me e hanno detto: vabbè, ma tutto questo non possiamo non cercare di tenerlo in vita, no? E quindi... Adesso quest'anno è il decennale, quindi stiamo appunto valutando, pensando anche in tempo di pandemia come cercare di ricordare questi 10 anni.
E io penso, certo, il 20 maggio di 10 anni fa, Roberto è morto, è mancato ed è stato veramente un vuoto per tutti noi, che prima che, e tutti i collaboratori che si consideravano prima di tutto amici di Roberto, cioè con un sentire comune, prima che, non so, che il loro capo, che così, che colleghi, compagni di lavoro. Ma anche amici come Don Ciotti, io Amici come Don ricordo ancora il suo Ciotti, discorso al funerale. esatto, però è anche vero che da quel giorno veramente noi abbiamo cominciato subito a pensare in positivo e quindi a dire, beh, però ecco, cominciamo a vedere tutto questo entusiasmo che aveva ancora Roberto, come trasmetterlo. E quindi in effetti ora siamo qui, ormai ai 10 anni, a cercare di guardarci indietro e dire, beh, però abbiamo ancora dei ragazzi che ci scrivono e ci dicono, ieri ci scriveva Martina Ferlisi, che era una finalista dell'anno scorso, e diceva: io non ho mai avuto delle persone che mi hanno dato così credito. Trovare delle persone all'interno non solo del gruppo dei tutor, ma anche dello staff che ha creduto così tanto in me. E quindi, e questo mi ha non solo dato una grande carica, ma mi ha poi fatto capire che sì, io non avevo mai fatto un'inchiesta, questa ragazza aveva frequentato la scuola Holden a Torino, quindi sapeva scrivere molto bene, ragionare molto bene, però non aveva mai fatto questo tipo di esperienza. Però si è messa con delle colleghe, ha presentato un bellissimo progetto, con Dina Lauricella, sua, tutor giornalistica. Realizzato l'inchiesta, beh, ora ci scrive nel dire: mi avete fatto fare un'esperienza che mai avrei pensato in vita mia di poter fare, e mi ha fatto capire che potenzialità ho dentro di me, perché mai avrei pensato di riuscire alla fine a portare a casa un risultato del genere. Ecco, queste sono le soddisfazioni che ci fanno dire: in 10 anni qualcosa stiamo costruendo. Ma è vero, capisco Martina che non conosco personalmente, però io ricordo che quando salì per la prima volta alle scale di Rai News per incontrare per la prima volta Roberto Morrione, che mi voleva nella sua squadra, io non avevo idea, insomma, delle scelte che avrei fatto in futuro, in quel momento ero al TG3, però scendendo da quella scala, dopo aver parlato con lui, ho detto no, questa persona crede in me. E allora farò parte, ci ho messo 2 minuti a decidere di far parte di quella squadra. Quindi effettivamente aveva questa capacità, insomma, di capire chi aveva di fronte, anche di dare a quella persona il senso di quello che poteva fare, insomma, e lavorava su questo. E quindi avere la fiducia di una persona, di un direttore o di una squadra o dei tutor, penso che sia molto importante, perché poi quello ti dà la forza di andare avanti, no? Esatto. Senti, noi abbiamo parlato un po' di più dei 20 minuti delle inchieste che sono il tempo massimo per il premio. Ecco, però vorrei da te un ultimo messaggio, che in particolare un messaggio di Roberto che tu intendi lasciare a chi vuole intraprendere appunto la strada del giornalismo, in particolare del giornalismo investigativo. Beh, io credo che Roberto ci direbbe che bisogna crederci, insomma, se uno ama questa professione deve davvero farla con rigore, con grande abnegazione anche, quindi studiando, non dando per scontato nulla, però alla fine poi crederci, farla, perché è davvero una professione bellissima. Ho visto Roberto entusiasta fino all'ultimo momento, quando aveva i suoi ex, appunto, redattori, perché Roberto è dovuto andare in pensione 5 anni prima di morire, però ancora venivano a casa, Sigfrido Ranucci veniva a casa e voleva mostrargli in anteprima le inchieste e diceva: direttore, che ne dice? Che pensa? Perché comunque il rapporto non si ferma al di là della chiusura del rapporto professionale, no? E questo entusiasmo io ora lo vedo in questi giovani, quindi davvero
non fermatevi di fronte alle difficoltà, al fatto che comunque non è una professione facile da fare in questo momento e tanto più in Italia, però credeteci fino in fondo e poi aiutateci ad ingrandire questo premio, a dare ulteriori possibilità a dei nuovi giovani. Noi siamo molto contenti di aver iniziato a far entrare nella squadra dell'associazione appunto ex finalisti, ex vincitori, perché questo ci dà nuovo anche modo di rinnovarci, di tenerci al passo con queste nuove generazioni. E insomma, è un senso della trasmissibilità che Roberto sentiva molto e che è nelle nostre corde. E Sì. che a noi compete di portare avanti. Io vedo l'entusiasmo in te che vedevo in Roberto, quindi sicuramente andremo avanti su questa strada. Insomma, Annil ci aiuterà a sua volta in questo. Insomma. A maggior ragione, certo, grazie Anni, davvero. Grazie Mara.